La sala che state vedendo, generalmente conosciuta come gipsoteca, nel tempo ha avuto diverse destinazioni d'uso. Dagli anni 80 del secolo scorso ospita in maniera permanente i modelli di gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni. Lungo le pareti sono invece appesi molti dipinti ottocenteschi provenienti dall'Accademia di Belle Arti. Tra gli autori più famosi possiamo ricordare Antonio Puccinelli, Raffaello Sorbi, Cesare e Luigi Mussini. In origine questi spazi facevano parte di un edificio religioso trecentesco, l'antico ospedale di San Matteo. In particolar modo questa sala ospitava la corsia delle donne. Un affresco di Jacopo Pontormo ci dà un'idea generale di come doveva essere questa grande stanza all'inizio del Cinquecento. Il dipinto rappresenta tre episodi della vita della Beata Umiltà: la lavanda dei piedi, il miracolo del ghiaccio e la resurrezione di una bambina. Questa opera ci permette quindi di avere uno spaccato di vita ospedaliera all'inizio del Cinquecento. L'affresco votivo, oltre ad avere questo carattere documentario, è molto prezioso in quanto opera giovanile e molto rara dell'artista. L'istituto religioso fu chiuso per decreto granducale nel 1783, e i suoi ambienti furono annessi alla adiacente accademia. Furono rimosse le balaustre, gli altari e, per dare maggiore luminosità agli spazi, furono chiuse le finestre originarie e ne furono aperte altre molto più grandi. Un quadro di Odoardo Bornani, invece, ci illustra l'accademia attorno agli anni 70 dell'Ottocento. Ci illustra il momento in cui la sala fu destinata ad ospitare la collezione di arte contemporanea, formata da oltre 150 opere tra quadri, bozzetti e cartoni, realizzati dagli accademici fiorentini, vincitori dei concorsi triennali, e dai saggi annuali degli allievi dei pensionati di Roma. Di quell'antico allestimento permane l'acconzio di Ulisse Campi. Nel 1913 questa sala, assieme alle altre sei del primo piano, ospitò per un decennio la nascente collezione di opere d'arte moderna, collezione poi trasferita negli anni 20 del Novecento a Palazzo Pitti. L'allestimento attuale rievoca quello della bottega di Lorenzo Bartolini, che era posto nel quartiere di San Frediano. Alla morte dell'artista, avvenuta nel 1850, l'intera collezione dei modelli fu acquisita dallo Stato. Al centro della sala sono collocati gruppi scultorei più grandi, come il modello per il monumento di Elisa Baciocchi, la Venere, e creazioni originali più volte replicate in marmo, come ad esempio la Giunone. Lungo le pareti, disposte su mensole, sono collocati busti ritratto di numerosi personaggi noti ed ignoti dell'epoca, molti dei quali stranieri. L'abilità di Bartolini era quella di saper tradurre nel marmo i tratti espressivi del carattere, qualità che lo rese, a livello europeo, uno degli scultori più conosciuti ed apprezzati della prima metà dell'Ottocento.